Radio Radicale, siamo con Maria Teresa Bellucci, deputata di Fratelli d'Italia, nella giornata di lotta contro le tossicodipendenze e la droga. Allora, voi oggi perché siete scesi in piazza? Lei è un esponente di Fratelli d'Italia. Che cosa chiedete al governo e soprattutto pensate che l'approccio proibizionista sia quello giusto nel nostro paese? Noi chiediamo all'istituzione un imponente piano di lotta alla droga, lo chiediamo da un anno e lo chiediamo anche in questa giornata, la 32esima giornata mondiale di lotta alla droga voluta dalle Nazioni Unite. E lo chiediamo perché i dati ci dicono che è un'emergenza sociale. Sono circa 1 milione gli italiani che utilizzano cocaina in maniera abituale. Sono 1 su 5 le persone tra i 15 e i 34 anni che utilizzano cannabinoidi e la ricerca ci dice che il 68% di chi utilizza cannabis utilizza poi anche altre sostanze. E la cosa anche drammatica è che muoiono 6 persone ogni 7 giorni nella nostra Italia, soltanto il 7° giorno ci si riposa, per overdose, perché c'è una recrudescenza di overdose. E i dati sono assolutamente sottostimati, perché sfuggono da questo calcolo tutta una serie di morti o per droga correlate, per esempio per incidente stradale, o perché i magistrati dichiarano magari che le persone sono morte per infarto quando a fianco avevano una siringa piuttosto che del materiale per assumere anche cocaina. Quindi ci dobbiamo sì che preoccupare. Le nostre piazze sono piene di sostanze sintetiche, quelle che 30 anni fa non circolavano, sostanze sintetiche che arrivano a 720 tipi diversi, questo ce lo dice l'Osservatorio Europeo sulle dipendenze e le tossicodipendenze. C'è una dilagare dell'eroina gialla da parte della mafia nigeriana, dal nord-est sta scendendo in tutte le piazze, quindi fino ad arrivare alla Sicilia, e miete morti, tantissime morti, perché è una sostanza estremamente pericolosa, tagliata in maniera tale da poter aumentare la dipendenza delle persone, ma anche il rischio di overdose. E allora su questo noi chiediamo al governo di poter scendere in campo non con degli aiutini di Stato, quindi 1 milione qui, 1 milione là, per dare poi delle risposte economiche minimali e senza un intervento sistematico. Noi chiediamo un imponente piano di lotta alla droga, chiediamo il rifinanziamento del Fondo Nazionale di Lotta alla Droga, chiediamo di rifinanziarlo col 5% di quello che si incassa dal gioco d'azzardo, dai tabacchi e dagli alcol. Noi crediamo che laddove lo Stato guadagna da un'assunzione che può portare alla dipendenza, almeno deve riversare una parte di quegli introiti per prendersi cura di quegli italiani che stanno male, soffrono, e per non lasciare sole le famiglie. Senta, lei li chiuderebbe i Canapa Shop? Lei ha detto prima, all'inizio rispondendo alla mia domanda, ha detto che la cannabis è propedeutica anche all'uso di altre droghe ben più pesanti. Quindi lei allungherebbe questa accusa anche ai Canapa Shop legali? Non sono io a farlo, è il Consiglio Superiore di Sanità che ha sancito che la cannabis light è pericolosa per la salute. Lo ancora di più perché va incontro a degli assuntori inconsapevoli, mamme in gravidanza, cardiopatici, persone malate di diabete che vedono questi negozi così colorati, entrano e poi assumono tisane, biscotti. E sì, è vero, c'è un THC che a volte è più basso dello 0,6%, ma a volte è anche più alto dello 0,5%, che è quello che definisce una sostanza stupefacente, cioè un tasso superiore allo 0,5, e comunque c'è una questione di accumulo, quindi più assumi e più ovviamente la sostanza entra nel tuo corpo. E oltre questo, oltre il dato scientifico meramente fisico o anche medico, c'è l'avvicinamento culturale al credere che quella sostanza sia qualcosa di normale e che quindi avvicina normalizzando alle persone in una cultura che è quella di assumere sostanze psicotrope che quindi hanno effetti psicoattivi. Noi non crediamo che la vita debba avere un suo supporto, una sua risposta per chi è malato di magari insonnia o per chi comunque ha qualche ansia attraverso l'assunzione di queste sostanze. Troppo spesso sento che, ma sì, io mi faccio una tisana con la canapa perché ho difficoltà a dormire, perché comunque sono in ansia, perché non ce la faccio comunque ad affrontare la mia giornata. Ma io credo che ci siano altre risposte che possono essere date e offerte. Per esempio, se uno ha difficoltà a stare con se stesso e le proprie ansie, credo che una psicoterapia potrebbe essere la cosa giusta per trovare le ragioni di un proprio malessere anche esistenziale.
Senta, lei ha detto prima una cosa, che per la lotta alla droga come finanziamento potrebbe essere utilizzata una tassa sull'alcol. Allora, oggi sulla prima pagina della Stampa c'è un servizio su Salvini che annuncia anche la possibilità di consumare alcol dopo le 3 nelle discoteche. Volevo sapere se lei era favorevole e se ritiene che questo poi alla fine possa, se dovesse essere applicata la tassa, potrebbe essere anche un incentivo alla lotta alla droga. Io credo che le persone vanno aiutate e protette e quindi credo che nella diffusione anche dell'alcol ci debba essere sicuramente una valutazione molto seria. Allora, la distribuzione dell'alcol dopo le 3 di notte non credo che sia qualcosa che possa aiutare i nostri cittadini, soprattutto perché chi va in discoteca e conosce i luoghi anche del divertimento sa benissimo che quelle sostanze vengono vendute anche a minorenni, mettendo quindi quei minorenni in una condizione di gravissima afflizione e anche di pericolosità. Quindi non credo che questa sia la risposta che un'istituzione dovrebbe dare. Bene, la ringrazio. Ringrazio la deputata Maria Teresa Bellucci di Fratelli d'Italia a questa iniziativa davanti Montecitorio nella giornata mondiale dell'ONU della lotta alla droga e alla tossicodipendenza. Grazie.